Buonasera, sono Sebastiano Foti e oggi vi parlerò dell'importanza delle condizioni locali nella determinazione della risposta sismica sia alla scala della singola costruzione sia alla scala più ampia, quindi della pianificazione urbanistica. Prima di entrare all'interno dell'argomento è necessario fare una breve premessa sul modo in cui descriviamo l'azione sismica, cioè quelli che per noi sono i parametri di riferimento, in modo da poter poi valutare come le condizioni locali influenzano questi parametri, i propri parametri di riferimento che poi utilizzeremo per la progettazione della struttura o per la pianificazione territoriale. Allora, sappiamo che il terremoto in pratica è il manifestarsi di uno scuotimento associato a una rottura profonda, generalmente all'interno della crosta terrestre, che rilascia un'energia, energia che si propaga verso il nostro sito di costruzione, provoca lo scuotimento che poi è quello che causa sostanzialmente i danni alle nostre strutture, alle nostre opere in generale. Allora, come quantificare questo scuotimento? Tipicamente lo scuotimento viene quantificato in termini di accelerazione, quindi con una storia di accelerazione, una registrazione di quelle che sono le accelerazioni al suolo. E qui vediamo un esempio proprio di accelerogramma, cioè di storia temporale delle accelerazioni. Un parametro di riferimento che viene spesso preso in considerazione è quello che riguarda l'accelerazione di picco, quindi il massimo valore di accelerazione che viene raggiunto durante la storia temporale che rappresenta lo scuotimento indotto dal sisma. Ora, l'accelerazione di picco è chiaramente legata in qualche modo alle massime forze di inerzia che possiamo attenderci sul nostro sistema, ma in realtà in sé e per sé rappresenta una descrizione abbastanza povera di quello che è lo scuotimento che viene indotto dal sisma. Quindi abbiamo bisogno anche di una rappresentazione un po' più completa, quindi necessariamente anche un po' più complessa, che ci permetta di individuare quelli che saranno gli effetti dello scuotimento sulla struttura. Questa rappresentazione è rappresentata appunto dallo spettro di risposta, che è un grafico che ci restituisce la risposta di una serie di strutture, diciamo estremamente semplici, cioè di oscillatori a un singolo grado di libertà rispetto all'accelerogramma. Quindi se prendiamo in riferimento la storia di accelerazione che abbiamo considerato nella slide precedente, immaginiamo di applicarla alla base di questo sistema ad un grado di libertà, il sistema risponderà in maniera differente in funzione delle sue caratteristiche, cioè in funzione sostanzialmente della sua rigidezza e della sua massa. Quindi, se prendiamo il massimo della risposta di ciascuno di questi differenti sistemi, possiamo costruire un grafico che rappresenta proprio la risposta del nostro sistema strutturale estremamente semplice alla eccitazione alla base che è costituita dall'accelerazione indotta dal terremoto. Ora, se andiamo a esemplificare un po' e a semplificare la rappresentazione, possiamo vedere che un oscillatore a un grado di libertà relativamente rigido rappresenta in sostanza una piccola casa, quindi una casa di uno o due piani. Quindi, per esempio, nel nostro spettro di risposta, questa zona qui è la zona che ci indicherà la risposta di un edificio di modesta altezza. Dall'altro lato, se abbiamo una rigidezza bassa, quindi un edificio relativamente snello, e quindi qui esemplificato un edificio di circa 25 piani, vediamo che un'altra parte dello spettro di risposta rappresenta la risposta strutturale rispetto al nostro accelerogramma. Quindi lo spettro di risposta che restituisce l'accelerazione spettrale in funzione del periodo, in pratica ci dice come diversi edifici rispondono proprio per l'appunto al sisma che stiamo applicando alla base. Quindi questi saranno i due parametri di riferimento a cui faremo riferimento durante il resto di questa lezione, cioè da un lato l'accelerazione di picco al suolo, dall'altro lo spettro di risposta per vedere come la presenza dei depositi di terreni introducono una modificazione del spettro di risposta stesso. Allora, fatta questa debita premessa, possiamo un po' inquadrare in generale il problema della risposta sismica locale, quindi vedere
quali sono le problematiche connesse alla risposta del deposito di terreno all'azione sismica. L'abbiamo detto, l'energia viene rilasciata in profondità, laddove abbiamo la rottura nella nostra faglia, l'energia viaggia verso la superficie. Ora, idealmente, se viaggia all'interno di strati relativamente rigidi, si propaga fino alla superficie ed abbiamo quello che è il nostro accelerogramma, quindi il nostro scuotimento di riferimento. Nel momento in cui andiamo a incontrare un deposito di terreno, subentrano tutta una serie di effetti relativi proprio indotti dall'accelerazione sismica, che sono propri della risposta del terreno. Da un lato avremo una modificazione di quella che è l'accelerazione stessa, che viene modificata per effetto della propagazione all'interno degli strati di terreno, quindi quella che propriamente viene detta amplificazione sismica locale. Dall'altro avremo tutta una serie di fenomeni associati allo scuotimento sismico che induce all'interno dei terreni la generale di sovrappressioni interstiziali, induce forze di inerzia che possono instabilizzarmi il terreno, quindi l'innesco di instabilità di pendii, di frane, fenomeni di subsidenza, di cedimenti associati e così via. Quindi all'interno di questa lezione cercheremo un po' di mettere in evidenza proprio qual è il ruolo del deposito di terreno nel modificare da un lato la nostra azione sismica di riferimento, quindi nell'ambito della valutazione dell'azione sismica per le nostre costruzioni, per le nostre opere, vedremo come il deposito di terreno, diciamo, influenza lo scuotimento stesso, e poi parleremo un po' brevemente degli aspetti che riguardano l'idoneità del sito di costruzione, cioè tutti quegli effetti che in qualche modo possono far sì che il nostro sito di costruzione possa avere dei problemi collaterali legati al verificarsi del sisma, quindi problemi di liquefazione, stabilità dei pendii. Non avremo ovviamente il tempo di parlare di tutto, quindi tralasceremo l'aspetto che riguarda le rotture di faglia in superficie. Infine chiuderemo parlando un po' di microzonazione sismica. Allora, partiamo con i problemi che riguardano la modifica del moto sismico indotta dalla presenza del deposito di terreno, e per far questo vediamo cosa è successo in alcuni terremoti del passato, proprio perché comunque la storia di ciò che è successo ci fa capire e ci insegna la strada che dobbiamo poi percorrere per riuscire a tener conto di questi aspetti. Partiamo dal terremoto di Città del Messico del 1985, perché è quello che in modo più emblematico mette in evidenza l'importanza dell'amplificazione sismica locale. Vedete rappresentate in questa slide diverse registrazioni dello stesso terremoto, cioè quindi come lo scuotimento si è risentito in diverse posizioni. Ed è un dato, se volete, sperimentale, relativo a registrazioni effettive in diversi punti nello spazio. Abbiamo una prima registrazione molto vicino all'epicentro, quindi in corrispondenza sulla superficie laddove si è avuta la rottura in profondità, e abbiamo una serie di registrazioni allontanandoci dall'epicentro. Vedete che man mano che ci allontaniamo dall'epicentro, quindi passiamo a questa seconda stazione che sta a 330 km, poi la terza che sta a 380, man mano osserviamo una diminuzione dello scuotimento, i livelli di accelerazione diminuiscono. E questo, se vogliamo, è abbastanza intuitivo, perché più ci allontaniamo, più per un effetto di attenuazione geometrica, per un effetto di distribuzione dell'energia su porzioni di spazio via via più grandi, ci attendiamo una diminuzione dell'eccitazione sismica. Le cose però cambiano improvvisamente, se volete, da un certo punto di vista potremmo dire anche inaspettatamente, quando ci muoviamo all'interno della conca di origine lacustre su cui è costruita la gran parte di Città del Messico. E allora qui vediamo che questa stazione, posizionata più o meno nella zona centrale della conca, presenta dei livelli di accelerazione decisamente maggiori di quelli che avevamo nelle stazioni vicine, addirittura maggiori di quelli che avevamo in corrispondenza dell'epicentro. Osserviamo, siamo a 400 km di distanza, quindi vuol dire che ci sono degli importanti fenomeni indotti da cosa? Indotti dalla presenza di questi strati estremamente deformabili di questo deposito di origine lacustre. Quindi vediamo che l'amplificazione sismica locale
associata alla risposta meccanica dei depositi di terreno più superficiali, è un qualcosa che non possiamo assolutamente trascurare nel momento in cui dobbiamo andare a dimensionare le nostre costruzioni, le nostre opere. Ora, se andiamo a focalizzare un po' l'attenzione su quella che è proprio la conca di Città del Messico, possiamo entrare un po' più nel dettaglio, quindi andare a vedere quello che era l'altro parametro di riferimento che avevamo preso in considerazione, cioè lo spettro di risposta, e vediamo lo spettro di risposta registrato in diverse posizioni all'interno della conca. Vediamo come man mano che si diciamo, aumenta lo spessore di strati deformabili, questo materiale è un materiale estremamente deformabile, un'argilla tenera che ha dei valori di deformabilità estremamente elevati, vediamo che man mano che aumenta lo spessore cambia drasticamente lo spettro di risposta. Vi ricordo, questi sono valori registrati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se per esempio consideriamo nuovamente quell'edificio di circa 25 piani che avevamo preso prima, ad esempio, se questo edificio si fosse trovato in questa posizione qui, quindi con 37 metri di spessore del deposito sottostante, avrebbe registrato una risposta estremamente più alta di quella che avrebbe avuto se si fosse trovato in una posizione differente. Questo ci spiega proprio come gli effetti variano localmente e come alcune costruzioni abbiano risposto molto meglio all'interno di Città del Messico. Questo è quello che dovremmo cercare di prevedere con i nostri studi, con le nostre analisi. Ora, quello che abbiamo osservato nel caso di Città del Messico ovviamente non è solamente un fenomeno tipico di quella specifica condizione, ma è un fenomeno che si manifesta molto spesso. Giusto per fare un esempio relativo al nostro territorio nazionale, abbiamo qui il confronto tra la risposta di Cesi Bassa e Cesi Villa durante il terremoto dell'Umbria del 1997. Vediamo come il paese di Cesi Bassa, che è posizionato al di sopra di un deposito alluvionale di una certa potenza, abbia subito dei danni molto elevati, mentre Cesi Villa, trovandosi sull'affioramento roccioso, quindi su un affioramento rigido, ha subito decisamente danni meno rilevanti. D'altro canto, questo è confermato anche da un punto di vista strumentale. Se andiamo a guardare i valori di accelerazione massima, che nel caso di Cesi Bassa sono 3 volte quelli che abbiamo osservato nel caso di Cesi Villa, stesso discorso anche per quanto riguarda lo spettro di risposta, che presenta dei picchi circa 3 volte maggiori a Cesi Bassa rispetto a Cesi Villa. Quindi indubbiamente esistono degli importanti fenomeni e iniziamo a intuire che questi importanti fenomeni sono proprio legati alla rigidezza del sottosuolo, quindi a cosa abbiamo al di sotto delle nostre costruzioni, quindi dobbiamo un po' cercare di capire come possiamo tenerne conto. Ora, l'amplificazione sismica locale, diciamo, può essere divisa in 3 grosse categorie che poi andremo ad analizzare un po' più nel dettaglio. Da un lato abbiamo i cosiddetti effetti stratigrafici, quindi effetti legati proprio alla presenza di un certo spessore di strati di terreno al di sotto della nostra struttura, quindi alla deformabilità sostanzialmente del sottosuolo. Gli effetti stratigrafici producono una importante amplificazione rispetto alla condizione di riferimento. Adesso iniziamo a capire che la condizione di riferimento è quella in cui abbiamo al di sotto delle nostre costruzioni, delle nostre strutture, un affioramento rigido, cioè abbiamo direttamente qualcosa di rigido che quindi non implica una importante amplificazione sismica locale. Esistono poi, oltre agli effetti stratigrafici, se vogliamo, tra virgolette puri, cioè legati esclusivamente alla potenza degli strati di terreno deformabile di sotto della nostra struttura, anche degli effetti che invece hanno un ambito marcatamente bi o tridimensionale, cioè legati non solo alla risposta da un punto di vista meccanico del deposito di terreno al di sotto della nostra struttura, ma anche alla conformazione del deposito di terreno, quindi effetti di valle legati alla conformazione della valle. E infine abbiamo degli effetti che invece sono legati sostanzialmente alla geometria del problema, sono gli effetti topografici, laddove abbiamo una focalizzazione dell'energia verso la cresta, quindi anche in questo caso ci aspettiamo dei danni rilevanti associati proprio al fatto che l'energia si focalizza verso la cresta.
della nostra topografia. Ora, vedremo di parlare un po' di tutti questi aspetti. Osserviamo solamente che gli effetti di valle sono quelli che sono più difficili da prendere in considerazione, soprattutto a livello della singola costruzione, perché sono effetti tipicamente associati a fenomeni bi-tridimensionali che non sono facilmente standardizzabili, quindi all'interno per esempio della normativa sulle costruzioni gli effetti di valle non sono contemplati proprio per la difficoltà di ricondurli a degli schemi tipo. Sono necessarie, appunto abbiamo detto, simulazioni bi o tridimensionali della propagazione, proprio per questo possono essere tenuti in conto solo nell'ambito di diciamo, progetti che abbiano un ampio respiro o comunque nell'ambito di quella che è la pianificazione territoriale. Vedremo poi un esempio quando parleremo della microzonazione. Allora, cerchiamo un attimo di suddividere proprio gli ambiti all'interno in cui lavoriamo per mitigare il rischio sismico, proprio per entrare nell'ottica di quello che è poi sono le valutazioni che andremo a fare sull'amplificazione sismica locale. Dobbiamo distinguere le diverse scale a cui possiamo lavorare. Lavorare alla scala nazionale, quindi è il lavoro che prettamente è riservato allo Stato, alle regioni, è il compito della zonazione sismica, cioè suddividere il territorio in zone all'interno del quale possiamo attenderci certi livelli di pericolosità sismica. Cosa vuol dire? Possiamo attenderci certi livelli di accelerazione, certi livelli di scuotimento sismico. Dopo il passo successivo è scendere alla scala locale, quindi quello che è compito precipuo degli enti locali, quindi siano essi i comuni o le province, e quindi andare a suddividere ulteriormente il territorio in zone che siano omogenee, quindi qui dentro iniziano a rientrare quelle che sono le caratteristiche specifiche dei siti, quindi le caratteristiche specifiche della risposta del sottosuolo, e infine l'ultima scala, la scala del manufatto, quella in cui intervengono direttamente i professionisti con la progettazione antisismica delle nostre costruzioni, dei nostri manufatti. I diversi ambiti di intervento ovviamente si traducono in diversi prodotti a livello macro, quindi a livello di zonazione sismica del territorio nazionale. Avremo delle mappe o comunque delle tabelle che ci riportano i valori di pericolosità, quindi di co cosa ci attendiamo in termini di azione sismica per un dato intervallo temporale. A livello della scala locale avremo delle carte di microzonazione sismica e vedremo degli esempi alla fine della lezione che in pratica suddividono il nostro territorio in zone in cui ci aspettiamo effetti differenti. Alla scala del manufatto avremo ovviamente degli elaborati di dettaglio che tengono a questo punto conto delle effettive specifiche condizioni del sottosuolo al di sotto del manufatto, quindi, come abbiamo visto prima, l'importanza e la rilevanza degli spessori e degli strati di sottosuolo deformabile, così come le condizioni bi o tridimensionali che possono manifestarsi in funzione della conformazione del deposito. Partiamo quindi dal dire qualche parola sulla pericolosità a livello nazionale. Abbiamo detto che questo qui ovviamente è un compito che necessariamente viene affidato al legislatore, quindi in generale allo Stato. Vediamo in questo caso qui ad es un esempio di valori di pericolosità indicati dallo studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che poi è stato recepito all'interno delle norme tecniche delle costruzioni del 2008. Questi valori sono, come sappiamo, come poi sicuramente sarà discusso nelle lezioni successive all'interno del corso, legati a un determinato arco temporale di riferimento, una determinata probabilità di superamento, perché sono valori che vengono da uno studio probabilistico, ma quello che a noi preme, diciamo, mettere in evidenza oggi è che questi valori sono riferiti tutti a una condizione di riferimento standard. E non potrebbe essere altrimenti, perché sono valori ottenuti su una maglia geografica, quindi si estende su intero territorio nazionale e non può tener conto delle effettive condizioni locali che richiedono un intervento a una scala diversa, quindi richiedono il passaggio ad una scala locale. Quindi la scelta è quella di fare le valutazioni con riferimento a una condizione di riferimento che è quella di
un sottosuolo rigido e sostanzialmente pianeggiante. In questo modo escludiamo tutti gli effetti di amplificazione, stiamo valutando l'accelerazione che ci attendiamo per la condizione di riferimento. A partire da questi valori di accelerazione dovremo poi tener conto dell'amplificazione sismica locale, quindi della risposta del nostro sito. Quindi da tenere a mente che queste valutazioni sono sempre riferite a una condizione standardizzata. In pratica, come se l'intero nostro territorio nazionale fosse costituito da una grande lastra pianeggiante di materiale rigido, quindi sostanzialmente di un affioramento roccioso. Gli effetti di sito quindi dobbiamo tenerli in conto quando poi passiamo alla scala locale o alla scala del singolo manufatto. Alla scala locale terremo conto all'interno degli studi di microzonazione sismica per andare a definire una pericolosità sismica locale, quindi una pericolosità sismica che tenga conto delle condizioni che localmente ci aspettiamo dal sottosuolo, su una scala adeguata alle analisi territoriali. E poi alla scala del manufatto sono i singoli professionisti che devono tener conto di come il moto sismico viene modificato dalla presenza del terreno, quindi di un sottosuolo relativamente deformabile. Questo è proprio compito specifico all'interno della progettazione antisismica e quindi partiamo proprio da questo aspetto. Quindi partiamo da quella che è la valutazione che possiamo fare a livello del singolo manufatto, quindi sappiamo che quando passiamo alla progettazione delle singole costruzioni, per noi il riferimento sono le norme tecniche per le costruzioni. Le norme tecniche delle costruzioni ci richiedono proprio specifiche analisi per la valutazione della risposta sismica locale, specifiche analisi che devono tenere in conto di quelli che è la propagazione all'interno del sottosuolo a partire dalla faglia verso il nostro sito, quindi andare a modellare questa propagazione. L'energia rilasciata in corrispondenza della faglia viaggia verso il nostro sito sotto forma sostanzialmente di due tipologie di onde sismiche. Da un lato abbiamo le onde di compressione, quindi in cui rispetto alla direzione di propagazione il moto delle particelle avviene esattamente nella stessa direzione e sono associate a successivi stati di compressione e dilatazione, e le onde di taglio, in cui invece rispetto alla direzione di propagazione il moto delle singole particelle è perpendicolare e le deformazioni associate sono puramente distorsionali, cioè abbiamo delle deformazioni di taglio, da cui appunto il nome di onda di taglio. L'energia rilasciata, abbiamo detto, viaggia verso il nostro sito, scusate, proprio sotto forma di queste tipologie di onda. Se, avvicinandoci al nostro sito per effetti di rifrazione, abbiamo che il percorso di propagazione diventa sostanzialmente subverticale e quindi in prossimità del sito avremo a che fare con onde di taglio e onde P che viaggiano in direzione sostanzialmente verticale. Di queste, all'interno degli studi di risposta sismica locale, si tiene in conto sostanzialmente delle prime, cioè solo delle onde di taglio. Questo perché? Perché le onde di taglio sono associate a un movimento, abbiamo detto, perpendicolare rispetto alla direzione di propagazione, quindi sono quelle che sostanzialmente causano l'accelerazione orizzontale, che è poi l'aspetto critico che dobbiamo prendere in conto nella verifica e nel dimensionamento delle nostre opere. Allora, come si fa lo studio della risposta sismica locale? Prendendo in considerazione la propagazione, prendendo in considerazione il nostro deposito di terreno, vogliamo valutare rispetto a quella che è la condizione attesa nel sottosuolo di riferimento, quindi abbiamo detto sottosuolo pianeggiante e rigido, vogliamo valutare come il moto sismico viene alterato, tipicamente come viene amplificato, anche se in certe situazioni possiamo avere anche delle deamplificazioni, quindi delle diminuzioni di scuotimento rispetto alla condizione di riferimento. Per far questo dobbiamo costruire un modello che ci permetta di studiare la propagazione, quindi un modello del sottosuolo, un modello geotecnico che definisca sia la geometria, e qui in particolare mi riferisco alla posizione di quello che è il cosiddetto bedrock sismico, cioè laddove arrivo con un substrato relativamente rigido, e i parametri che mi permettano di descrivere la risposta meccanica di questi strati di terreno.
Ovviamente non abbiamo il tempo qui di addentrarci, vediamo solamente un esempio per capire sostanzialmente quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno. Se vogliamo passare appunto dal modo descritto in corrispondenza dell'affioramento, che è qualcosa che in pratica ci viene in qualche modo dettato dalla normativa, dal legislatore, a quello che invece è il moto sulla superficie libera del deposito di terreno, che per noi rappresenta il moto, il nostro sito di riferimento. Abbiamo bisogno di una campagna di caratterizzazione che ci permetta di costruire il modello geotecnico, quindi utilizzando prove in sito che vadano a studiare la deformabilità dei terreni sottostanti e prove in laboratorio che ci permettono di studiare come interviene la non linearità di risposta del terreno. Abbiamo la possibilità di costruire un modello e quindi andare a valutare quella che è l'azione sismica che ci attendiamo al nostro specifico sito, la vedete qui rappresentata in termini di spettro di risposta, quindi valutare lo spettro di risposta sulla superficie del nostro deposito di terreno, che ovviamente sarà differente da quello che era il nostro spettro di risposta dettato dalla normativa per la condizione di affioramento rigido. Ora, non sempre ovviamente abbiamo la possibilità e diciamo, il budget economico per poter affrontare uno studio di risposta sismica locale di dettaglio. Questo ovviamente dipende molto anche dall'importanza e dalla rilevanza della struttura. Allora, la normativa ci consente anche una via semplificata che mira a valutare risposta sismica locale semplicemente prendendo in considerazione la deformabilità dei depositi di terreno. Trattandosi di una via semplificata, ovviamente è un qualcosa che produce dei risultati assolutamente meno affidabili di quelli che abbiamo da una vera e propria analisi della risposta, quindi resta inteso, sebbene non specificamente dichiarato dalla normativa, che questa è una strada che va utilizzata per opere di media e modesta rilevanza. Allora, da cosa prende spunto questo approccio semplificato? L'approccio semplificato prende spunto da una serie di studi che nel passato hanno messo in evidenza come in media la risposta sismica sia, l'accelerazione sismica sia influenzata dalla deformabilità dei terreni sottostanti, quindi la deformabilità del sottosuolo. Se prendiamo a riferimento gli spettri di risposta, per esempio in questo grafico, vedete che questo spettro di risposta, quello là caratterizzato dai livelli di accelerazione spettrale più bassi, è quello riferito a registrazioni su roccia. Man mano che ci spostiamo su terreni via via più deformabili, ci spostiamo verso spettri di risposta che manifestano una variazione nella loro forma e quindi dobbiamo attenderci, come modifica del moto sismico indotta dalla risposta del sottosuolo, non solo una variazione di accelerazione, ma anche un cambiamento della forma dello spettro. Questo, se ricordate, l'abbiamo visto chiaramente negli esempi sperimentali sia di Città del Messico sia di Cesi, in cui si vedeva chiaramente che la differenza è non solo il livello di accelerazione massima, ma anche la forma dello spettro. E sappiamo, perché l'abbiamo visto prima, che la forma dello spettro influenza grandemente la risposta della nostra struttura in funzione di quelle che appunto sono le sue caratteristiche di rigidezza e di massa. Ora, per tenere in conto in qualche modo di questa deformabilità, quindi del fatto che, facciamo un attimo un passo indietro, del fatto che man mano che i terreni diventano più deformabili, lo spettro di risposta tende a spostarsi via verso periodi più elevati e quindi, se vogliamo, a mettere in condizioni più critiche le strutture relativamente snelle, relativamente alte, dobbiamo in qualche modo definire un parametro che sia associato alla deformabilità del terreno, perché la quantificazione richiede appunto l'introduzione di un parametro quantitativo. Questo parametro quantitativo è individuato all'interno della normativa, non solo quella italiana, ma più in generale quella europea ed anche quella americana, da un valore di riferimento della velocità con cui si propaga l'onda di taglio all'interno del terreno. Infatti, la velocità con cui si propaga l'onda di taglio è direttamente legata alla deformabilità del terreno, alla rigidezza del terreno, quindi avere valori di velocità di propagazione dell'onda di taglio più
bassi significa avere maggiore deformabilità, quindi dobbiamo attenderci un'amplificazione sismica più marcata. Ora, ovviamente bisogna in tutto questo tener conto del fatto che il terreno tipicamente non è un mezzo omogeneo, ma è un mezzo eterogeneo, molto spesso è un mezzo stratificato per via dei processi deposizionali, e quindi dobbiamo definire un parametro medio che in pratica rappresenta la velocità di propagazione media in una certa porzione del sottosuolo, che è convenzionalmente assunta pari a 30 metri. Quindi il parametro di riferimento che prendiamo per la deformabilità del terreno è la velocità con cui si propaga un'onda di taglio nei primi 30 metri del terreno, quindi qualcosa che, come vedremo tra un attimo, è direttamente misurabile, è direttamente associata alla deformabilità e quindi ci permette all'interno della normativa di definire una serie di spettri di risposta che sono variabili in funzione della deformabilità del terreno, quindi a partire da quella che è la condizione di riferimento, quindi abbiamo detto un affioramento rigido e che quindi viene indicata qui come sottosuolo di tipo A. A partire dalla condizione di riferimento abbiamo poi tutta una variazione, una modifica, scusate, dello spettro di risposta che segue proprio i livelli di deformabilità. Quindi quando ci spostiamo da una deformabilità più bassa, quindi valori di velocità di propagazione dell'onda di taglio più alta, verso valori più bassi, abbiamo un allargamento dello spettro di risposta, una variazione dello spettro di risposta. Abbiamo detto che la scelta di utilizzare il parametro come parametro la velocità di propagazione dell'onda di taglio è legata al fatto che questa è direttamente legata alla deformabilità, ma anche al fatto che questo è un parametro direttamente misurabile in sito. Abbiamo a disposizione tutta una serie di tecniche geofisiche, che ci permettono di misurare direttamente o indirettamente la velocità di propagazione delle onde di taglio. In particolare distinguiamo quelli che da un lato sono i metodi in foro, cioè metodi nei quali andiamo a posizionare sia le sorgenti sia i ricevitori all'interno del terreno, oppure in alternativa le sorgenti sulla superficie e i ricevitori all'interno del terreno. Quindi abbiamo una possibilità di una misura praticamente diretta della velocità di propagazione dell'onda di taglio. Dai metodi invece interamente svolti dalla superficie, come sono i metodi basati sulla propagazione delle onde di taglio, per esempio il metodo MASV, che analizza la propagazione delle onde superficiali e sulla base di un'analisi di dati acquisiti interamente dalla superficie libera mi permette di andare a stabilire con la soluzione di un problema inverso la velocità di propagazione negli strati più profondi. Solamente una precisazione, ovviamente in questo caso qui le misure sono tutte fatte da un contorno e quindi non sono delle misure dirette ma delle misure indirette, quindi soffriamo di problemi di non unicità della soluzione. Ma in sostanza queste tecniche geofisiche ci consentono di stabilire, di misurare in qualche modo la deformabilità del terreno e quindi andare a prevedere o con metodi rigorosi o con metodi approssimati la risposta sismica locale. Allora, abbiamo visto come possiamo tener conto dell'amplificazione stratigrafica, quindi di come il moto sismico viene influenzato dalla risposta meccanica del sottosuolo. Abbiamo detto che esistono altri fenomeni di amplificazione locale, in particolare parleremo più avanti degli effetti bi e tridimensionali legati alla conformazione del sottosuolo. Invece spendiamo adesso due parole su quella che è l'amplificazione topografica, quindi un effetto prettamente geometrico associato alla conformazione del nostro rilievo, e qui vedete un esempio, è un esempio abbastanza eclatante, se volete, il caso di Civita di Bagnoregio, in cui la conformazione è probabilmente effettivamente un po' estrema, ma ci permette di mettere bene in evidenza il verificarsi di questi fenomeni. Cosa succede? Succede che l'energia sismica che si propaga dal sottosuolo verso la superficie viene tipicamente riflessa dalla superficie libera, in presenza di una superficie inclinata, la riflessione è tale per cui l'energia sismica tende a convergere verso la cresta del nostro rilievo. Quindi, in sostanza, i nostri raggi sismici che arrivano dal sottosuolo tendono tutti in qualche modo a convergere verso la zona sommitale, la zona di cresta, e questo comporta un certo livello di amplificazione. Abbiamo detto, vediamolo nel caso di Civita di Bagnoregio, queste qui sono delle simulazioni numeriche.
che in pratica ci permettono di mettere molto bene in evidenza come spostandoci dalla zona di valle verso la sommità, verso la cresta su cui è costruita Civita di Bagnoregio, ora rileviamo dei fenomeni di amplificazione molto marcati. Vedete qui l'amplificazione massima, che è sostanzialmente unitaria quando ci spostiamo verso la valle, che arriva a valori circa 3 volte maggiori quando ci spostiamo sulla sommità, proprio per questo convergere delle onde sismiche. L'amplificazione topografica è un fenomeno molto complesso, quindi richiede delle simulazioni numeriche molto complesse che esulano da quelle che chiaramente possono essere gli oneri associati alla progettazione del singolo edificio. Proprio per questo la normativa riporta dei fattori di amplificazione che, in modo ovviamente semplificato, permettono di tener conto delle condizioni topografiche e quindi di valutare in qualche modo l'aggravio che possiamo attenderci dalla presenza di una topografia irregolare, quindi di una topografia con delle creste o comunque dei rilievi. Dopo aver parlato di quelli che sono gli effetti dell'amplificazione sismica locale nella modifica dell'azione sismica che possiamo attenderci per le nostre strutture, passiamo a vedere alcuni aspetti che riguardano la risposta del sito, che quindi in qualche modo condizionano l'idoneità del sito di costruzione o comunque devono essere adeguatamente presi in conto nella progettazione. Partiamo dal parlare del fenomeno della liquefazione, fenomeno della liquefazione che può manifestarsi in maniera molto eclatante in alcuni casi, come vediamo ad esempio in questa immagine qui a destra, in alto a destra, e che sostanzialmente è un fenomeno che si manifesta all'interno di depositi sabbiosi per effetto dell'azione ciclica indotta dal terremoto stesso. In pratica, in sostanza, quello che avviene è che l'azione sismica induce una pressione interstiziale, quindi induce una perdita, seppure temporanea, di resistenza del materiale, che quindi porta poi a fenomeni di collasso o comunque a cedimenti che possono manifestarsi. Allora, il fenomeno della liquefazione possiamo comprenderlo in maniera abbastanza semplice se prendiamo in considerazione la risposta di una sabbia, partendo ad esempio da considerare questa sabbia completamente secca. Sappiamo che se noi scuotiamo alla base un recipiente con all'interno contenuta della sabbia totalmente secca, manifestiamo un certo addensamento della sabbia stessa. Ora, se ripetiamo l'esperimento con la sabbia in condizioni completamente sature, cosa vuol dire? In condizioni in cui tutti i vuoti lasciati dai granelli di sabbia siano completamente riempiti di fluido interstiziale, quello che avviene è che l'addensamento che dovrebbe manifestarsi per effetto dello scuotimento alla base non può manifestarsi proprio per la presenza del fluido interstiziale. Il fluido interstiziale quindi deve in qualche modo impedire l'addensamento e di conseguenza si carica di una sovrappressione interstiziale e, andando in pressione, porta il materiale in uno stato sostanzialmente liquido. E quindi il materiale perde completamente la sua resistenza, non è in grado più di supportare la nostra costruzione, come ad esempio in questo caso particolarmente eclatante che è stato osservato in occasione del terremoto di Niigata nel 1964, e avviene un collasso della struttura. In alternativa, ovviamente, non necessariamente arriviamo a condizioni di collasso, ma possono manifestarsi degli importanti cedimenti perché la dissipazione di questa sovrappressione interstiziale comporta un riassestamento delle particelle che quindi vanno a riposizionarsi con un grado di addensamento tipicamente maggiore. Ora, il fenomeno della liquefazione si manifesta in maniera abbastanza eclatante, se vogliamo, si manifesta spesso con dei cosiddetti vulcanelli di sabbia, che praticamente rappresentano semplicemente parte del materiale all'interno del sottosuolo che viene trascinato sulla superficie e va a costituire dei veri e propri vulcani, su piccola scala ovviamente, dei veri e propri vulcani costituiti del materiale sabbioso fuoriuscito dal sottosuolo. Quello che avviene è che se abbiamo uno strato,
di sabbia completamente saturato, quindi in cui tutti i vuoti siano riempiti da fluido interstiziale, confinato superficialmente da uno strato meno permeabile, quindi tipicamente da uno strato sedimentario meno permeabile, ad esempio da uno strato argilloso. Quando avviene il terremoto, lo strato di sabbia relativamente sciolto tende a manifestare, come abbiamo detto, delle sovrappressioni interstiziali, quindi tende non solo a passare in uno stato liquido, ma a passare in uno stato di liquido in pressione. Quindi liquido in pressione, cioè, si trova delle vie preferenziali che sostanzialmente portano alla fuoriuscita di parte del materiale sottostante che si trova appunto nello stato liquido verso la superficie che va a formare proprio questi vulcanelli di sabbia che vediamo ad esempio qui rappresentati in una foto molto emblematica. Quello che avviene nel materiale sottostante è che per effetto della fuoriuscita di questo materiale e per effetto del riassestamento dei granuli abbiamo che questi strati sottostanti possono parzialmente addensarsi e soprattutto abbiamo che la fuoriuscita di questo materiale comporta comunque un certo cedimento perché se fuoriesce un certo volume di materiale questo dovrà essere compensato dal cedimento che si manifesta. Ora, il problema della liquefazione, diciamo, è sempre stato relativamente poco sentito in Italia perché, diciamo, non c'è, c'erano state poche manifestazioni in epoca storica, si ricordano ovviamente molte manifestazioni del terremoto della Calabria nel 1700, ma in epoca recente non avevamo avuto grandi manifestazioni. Invece, in occasione del terremoto emiliano del maggio del 2012, si sono presentati numerosi casi di liquefazione, se volete, dovuti a specifiche condizioni relative in quella zona alla deviazione di corsi fluviali che erano avvenuti nell'Ottocento e quindi il problema della liquefazione è tornato, se vogliamo, un po' alla ribalta. Vediamo qui ad esempio alcune delle manifestazioni che si sono presentate nel caso del terremoto del maggio del 2012 in Emilia-Romagna, vedete qui appunto i classici vulcanelli di sabbia, spaccature all'interno del terreno associate a fenomeni di instabilità e vedete importanti, abbondanti fuoriuscite di sabbia che si sono manifestati non solo in campo libero ma anche in corrispondenza delle costruzioni. Ovviamente questi effetti, questi fenomeni possono avere effetti catastrofici come quelli che abbiamo visto nella foto precedente relativa al terremoto di Niigata, ma possono avere anche degli effetti meno catastrofici ma altrettanto rilevanti sulla funzionalità della nostra struttura perché la fuoriuscita di materiale, abbiamo detto, può essere associata a importanti cedimenti sulla superficie e quindi viene compromesso lo stato di esercizio delle nostre costruzioni perché appunto il cedimento induce delle deformazioni e conseguentemente anche delle danneggiamenti alla nostra struttura. Ora non abbiamo certamente il tempo di entrare nel dettaglio di quelle che sono le metodologie con cui vengono effettuate le verifiche nei confronti della liquefazione, però vale la pena forse un attimo soffermarci su quelle che sono le condizioni in cui la liquefazione può manifestarsi. E queste condizioni sono sostanzialmente associate alla presenza di sabbie pulite, sciolte, quindi depositi sostanzialmente sabbiosi, talvolta anche limosi con presenza di ghiaie, ma sostanzialmente depositi poco addensati, quindi da un punto di vista geologico depositi recenti ed associati a particolari processi sedimentari che massimizzano i vuoti. Ovviamente stiamo parlando di terreni che devono essere completamente saturi, quindi dobbiamo avere la presenza di una falda relativamente prossima alla superficie del piano campagna. In queste condizioni e in presenza di zone a sismicità mediamente elevata è necessario andare a prendere esplicitamente in considerazione la possibilità che il terreno possa subire fenomeni di liquefazione e quindi prevedere le adeguate verifiche per cautelarci nei confronti di questo rischio. L'altro problema che principalmente condiziona
l'idoneità del nostro sito di costruzione, quindi che in qualche modo condiziona la possibilità di costruire o la scelta di rendere alcune zone non edificabili, è legato sostanzialmente alla stabilità dei pendii. Ora, la stabilità dei pendii in generale è un problema che deve essere preso in conto in ambito della pianificazione, così come nell'ambito della singola costruzione. Sappiamo tutti benissimo come quando questo non venga fatto, possono manifestarsi problematiche legate al dissesto idrogeologico del nostro territorio, che siamo, purtroppo osserviamo molto di frequente. L'azione sismica può comportare un aggravio in termini di stabilità dei pendii e quindi deve essere esplicitamente considerata perché appunto, può indurre fenomeni di instabilità in pendii che da un punto di vista statico sarebbero di per sé stabili. I fenomeni di instabilità associati all'azione sismica sono sostanzialmente di due tipi. Da un lato fenomeni di instabilità di tipo inerziale, cioè cosa succede? Che, come ad esempio succede nei crolli, nei ribaltamenti in roccia, che l'effetto principale del sisma è quello legato alla forza di inerzia che si sviluppa all'interno della massa per effetto dell'accelerazione a cui la stiamo sottoponendo. Quindi l'accelerazione provoca una forza di inerzia che aggravia le condizioni di instabilità dei nostri blocchi e quindi può portare al crollo, al ribaltamento o anche a rotture all'interno dei terreni con frane di tipo rotazionale, come ad esempio in questi casi. Quindi questo tipo di fenomeni sono fenomeni che tipicamente si manifestano contestualmente rispetto al fenomeno sismico, cioè quindi al scuotimento sismico, perché è proprio lo scuotimento che provoca l'aumento di forze instabilizzanti e quindi l'instabilità. L'altro tipologia di fenomeni di instabilità che possiamo osservare per effetto del sisma è legato principalmente alla degradazione della resistenza del materiale, quindi al fatto che i cicli successivi che possono instaurarsi, i cicli di carico e scarico indotti dall'azione sismica, possono comportare un decadimento della resistenza, questo decadimento legato sostanzialmente a dei fenomeni di incremento delle pressioni interstiziali, quindi se volete è un po' quello di cui abbiamo già parlato nell'ambito dei problemi di liquefazione e quindi riportiamo proprio un esempio che è associato ai problemi di liquefazione, è il caso della diga di San Fernando del 1971, vedete qui sotto la sezione della diga ricostruita a posteriori e in alto invece vedete la sezione della diga dopo l'evento di instabilità che si è verificato. Cosa è successo in questo caso? Che sostanzialmente questa porzione triangolare che vediamo qua sotto in basso, campita, è una zona in cui abbiamo principalmente delle sabbie sciolte. Queste sabbie sciolte sono andate in una condizione di liquefazione, quindi temporaneamente hanno perso completamente la loro resistenza. Questo ha fatto sì che si siano innescati dei fenomeni di instabilità che poi si sono propagati all'interno del corpo della diga, portando ovviamente al dissesto che è qui osservato, che è qui rappresentato in queste foto. Vediamo un dissesto assolutamente diffuso. Ovviamente questo è un problema non solo per le dighe, ma è più in generale un problema per tutti i pendii, laddove questi siano costituiti da materiali che sono suscettibili nei confronti della liquefazione o comunque che possono essere fortemente condizionati in termini di resistenza dai cicli di carico indotti dal sisma. Un altro esempio sono le colate rapide, qui abbiamo l'esempio del terremoto di El Salvador nel 2001, dove una colata rapida si è innescata nelle ceneri vulcaniche che ricoprivano questo pendio e innescandosi questa colata rapida ovviamente ha portato a la distruzione di larga parte dell'abitato che insisteva proprio al di sotto della collina. Allora, questo tipo di instabilità ci deve portare alcune riflessioni, intanto ci ricorda alcune situazioni che abbiamo vissuto in Italia, pensiamo semplicemente a ciò che avvenne nel caso dell'alluvione a Sarno e inoltre ci porta un attimo a riflettere su quelli che sono gli aspetti legati alla scelta dei fattori di sicurezza, la scelta di come andiamo a eseguire le verifiche.
e quindi di come andiamo a caratterizzare, a studiare il problema, scelte che devono essere fortemente condizionate da quelle che sono le possibili conseguenze, quindi il problema va studiato non solo in termini di innesco, ma anche in termini di possibili conseguenze, quindi in termini di propagazione dell'eventuale colata rapida e quindi i fattori di sicurezza che dobbiamo assumere in condizioni simili a queste, cioè dove abbiamo un abitato che è immediatamente messo a rischio dalla presenza del pendio potenzialmente instabile, devono essere necessariamente maggiori di quelli che abbiamo in altre condizioni. E da questo punto di vista, se vogliamo, la normativa tecnica proprio lascia al progettista la scelta del valore di fattore di sicurezza che assumiamo per la stabilità dei pendii naturali, proprio perché stiamo parlando di materiali naturali e quindi difficili da un certo punto di vista da caratterizzare, proprio perché c'è una rilevanza che può essere differente in funzione di quello che sono, diciamo, le interazioni con il territorio costruito. Adesso l'ultima parte della lezione la dedicheremo invece a vedere come gli aspetti specifici che abbiamo visto fino adesso in relazione, se vogliamo, al sito specifico, quindi che abbiamo visto in relazione alla singola costruzione, vengono poi implementati a livello di microzonazione sismica, quindi a livello di studio del territorio, che è necessario per poter adottare una corretta pianificazione territoriale che nelle zone sismiche non può ovviamente prescindere da quello che è l'effetto del terremoto. Quindi, in sostanza, vedremo come le metodologie che abbiamo visto in precedenza si applichino alla scala territoriale. Il prodotto finale di questa applicazione sono tutta una serie di carte tematiche che ci descrivono da un lato quelli che sono gli effetti di amplificazione sismica locale, quindi ci indicano in quali zone del territorio dobbiamo tenere in conto in modo più approfondito di quella che può essere l'effetto di amplificazione legata alle caratteristiche del sottosuolo, così come ci possono indicare la presenza di determinate problematiche associate al sisma, come quelle di cui abbiamo parlato in precedenza, liquefazione, stabilità dei pendii e la rottura delle faglie in superficie. La cosa più semplice è fare riferimento direttamente a un esempio. L'esempio che vi porterò è quello della microzonazione che è stata condotta sul territorio aquilano a seguito del terremoto del 2009. Ovviamente la microzonazione in realtà sarebbe buona pratica eseguirla a priori, cioè eseguirla prima dell'evento, così come sappiamo sarebbe buona pratica intervenire sul territorio in generale in modo preventivo, ma molto spesso viene poi, diciamo, implementata solo laddove la catastrofe si è già in qualche modo verificata. E così è stato anche nel caso dell'Aquila, però è importante mettere in evidenza come la microzonazione possa poi essere utile, soprattutto in relazione a quelli che sono necessari passi per la ricostruzione sul territorio, quindi le scelte che vengono compiute per la ricostruzione. L'esempio che vi farò vedere è contenuto all'interno di un documento che appunto riporta tutti gli studi di microzonazione sismica fatti all'Aquila, documento diciamo, edito dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Abruzzo, che è disponibile sul sito della Protezione Civile Nazionale, e questo studio ha coinvolto un ampio novero di istituti ed enti di ricerca, di università e diverse regioni e province che hanno contribuito allo studio stesso, ovviamente tutto sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile. Lo studio di microzonazione sismica, peraltro, è stato diciamo, eseguito implementando quelle che sono le buone pratiche indicate all'interno di questo documento di indirizzi e criteri per la zonazione sismica, che era stato emesso giusto qualche anno prima che si verificasse il terremoto dell'Aquila e che è anch'esso disponibile all'interno del sito del Dipartimento della Protezione Civile, che quindi traccia un po' le linee guida che poi sono state seguite. Ora, la necessità di andare a eseguire degli studi di microzonazione sismica nel caso del territorio aquilano è messa ben in evidenza da quella che è che sono state le manifestazioni di danno provocato dal terremoto stesso. Allora, se andiamo a considerare, vedete qui in questa
foto satellitare indicati i territori colpiti sostanzialmente dal terremoto dell'Aquila. Vedete la zona, questa zona qui in alto a sinistra si trova relativamente vicino all'epicentro. L'epicentro in questa immagine non è riportato, sarebbe un po' più a sinistra rispetto all'immagine satellitare. Quindi siamo qui a circa 14-15 km. Vedete i livelli di danno che sono qua identifiche, sono qui rappresentati in termini di intensità della scala Mercalli-Cancani-Sieberg, che sono del livello di 6-7, quindi danno relativamente contenuto. Vedete qui ancora danno, ci stiamo spostando ancora di più dall'epicentro, livelli di danno ancora relativamente contenuti, 6, mentre vediamo in altre zone, come ad esempio Poggio Picenze, livelli di danno 8-9, quindi livelli di intensità macrosismica 8-9, vuol dire che qui abbiamo avuto un danno molto maggiore e quando ci spostiamo ancora di più dall'epicentro abbiamo delle altre zone che hanno subito livelli di danno anche maggiori. Castelnuovo, ricordiamo come uno degli abitati che è stato completamente raso al suolo dal terremoto. Vedete, ci troviamo in una zona relativamente più lontana dall'epicentro, quindi dal punto in cui si è manifestata la rottura, la proiezione sulla superficie terrestre del punto in cui si è manifestata la rottura. Ciononostante abbiamo livelli di danno molto più alti di quelli che avevamo in punti anche relativamente più vicini. E questa sezione geologica che è rappresentata qui sotto in basso, rappresenta in pratica qui indicata con questa linea rossa, ci mette in evidenza come i livelli massimi di danno si siano avuti appunto in corrispondenza di Castelnuovo, che è posta su un rilievo, e quindi l'effetto topografico di cui parlavamo prima, e che oltretutto è un rilievo costituito da questa successione fluvio-lacustre, quindi da terreni relativamente deformabili. Se prendiamo in considerazione la posizione di San Pio delle Camere, siamo in questa sezione qui in corrispondenza dell'affioramento, di nuovo quello che ci siamo detti all'inizio, in corrispondenza di un affioramento rigido. Non abbiamo amplificazione sismica, quindi l'effetto che abbiamo rilevato effettivamente è decisamente minore, abbiamo un livello di danno relativamente contenuto. Quindi questa evidenza sperimentale metteva in luce la necessità di intervenire sul territorio con un'opera di microzonazione per poter adeguatamente pianificare la ricostruzione. I risultati dello studio di microzonazione sono poi stati riportati in una serie di carte che poi, come vedremo, possono essere utilizzate in fase di pianificazione urbanistica, carte che da un lato riassumono le indagini, ovviamente questo non l'abbiamo detto, ma prerequisito per un qualsiasi studio, sia di amplificazione sismica locale, sia alla scala del singolo manufatto, ma anche alla scala, diciamo, territoriale, e l'esecuzione di un certo numero di indagini che ci permettano di definire un modello del sottosuolo. Poi una carta di microzonazione di livello 1, dove il livello 1, se vogliamo, è quello che viene considerato il livello di base, cioè un livello in cui semplicemente sulla base dell'evidenza geologica vengono evidenziate zone da cui possiamo attenderci plausibilmente delle amplificazioni e delle zone in cui invece possiamo attenderci ad esempio a fenomeni di instabilità, tipo instabilità dei pendii, liquefazione e così via. Con una carta di microzonazione di livello 3, quindi di un livello chiaramente più elevato, livello 3 è quello in cui viene proprio quantitativamente definita l'amplificazione sismica locale con delle apposite simulazioni numeriche, e quindi è un livello che già permette in qualche modo al pianificatore di fare delle scelte chiaramente molto mirate, che può anche essere di ausilio al progettista per capire quali sono le zone in cui è necessario preoccuparsi maggiormente dei problemi di amplificazione. Altre carte sono state associate che in particolare poi mettono in evidenza alcuni aspetti tecnici di dettaglio. Allora partiamo da quello che è il livello 1, abbiamo detto un livello basato principalmente sul rilievo geologico, quindi sull'indicazione di quella che è la geologia ad una scala relativamente ampia, quindi per porzioni di territorio relativamente ampia.
Il livello 1 delle carte di microzonazione è stato utilizzato in fase di pianificazione dei primi interventi, quindi delle prime costruzioni, ricorderemo nel caso dell'Aquila il cosiddetto progetto case, ad esempio, sia successivamente per una pianificazione urbanistica post-evento, quindi per quella che era un primo livello di pianificazione, quindi sostanzialmente si sono sovrapposte le mappe di microzonazione che indicano le zone da cui attendersi dei livelli di amplificazione maggiore con gli strumenti urbanistici già disponibili e sulla base di questa sovrapposizione si sono in pratica individuate le zone in cui diciamo, era necessario avere una particolare attenzione nella ricostruzione e quindi in termini prescrittivi indicare quelle che potessero essere zone in cui certi interventi fossero ammissibili e con quali modalità e così via. I dettagli ovviamente li trovate all'interno della pubblicazione di cui vi dicevo prima. Successivamente è stata fatta un'analisi più di dettaglio, analisi di dettaglio che è partita da indagini eseguite sul territorio che hanno consentito la costruzione di un modello. Il modello geotecnico che in pratica ricostruisse non solo la geometria degli strati, ma anche la risposta meccanica dei singoli strati, la risposta meccanica delle singole unità geologiche, e in questo modo qui, costruito un modello che tenga conto anche delle condizioni bidimensionali, è stato possibile valutare a livello territoriale, vedete qui ad esempio una sezione in corrispondenza dell'abitato di Barisciano, è stato possibile andare a valutare localmente quali sono le accelerazioni che ci attendiamo. Vediamo qui la scala di riferimento, stiamo parlando di circa 1,5 km in termini di lunghezza e di estensione di questa linea. La simulazione numerica consente di andare a individuare all'interno delle diverse zone le zone che presentano livelli di amplificazione maggiore. Allora andare a individuare le zone che poi tipicamente in questo caso qui sono le zone in cui abbiamo un sottosuolo più deformato, formabile, quindi un forte effetto di amplificazione stratigrafica, in cui bisognerà attendersi dei maggiori livelli di amplificazione. Qui nella progettazione dovremmo avere una maggiore cautela, dovremmo stare un po' più attenti nello stimare l'azione sismica e nello stimare il modo in cui l'azione sismica viene modificata dalle condizioni locali. Invece zone esterne, laterali, in cui la presenza di un affioramento relativamente rigido porta a condizioni in cui sostanzialmente non c'è un fenomeno di amplificazione. Quindi questo livello di dettaglio può essere ovviamente molto utile poi in quella che è la fase di pianificazione. È stato quindi tradotto in delle mappe di livello 3, che qui vediamo nell'esempio una mappa per l'abitato di Poggio Picenze, che individuano diverse zone nelle quali zone sostanzialmente stabili, nelle quali viene attesa un'amplificazione sismica locale più o meno forte. Vedete, questi numeri riportati nelle diverse zone indicano livelli di amplificazione via via maggiori. Quindi in questa zona qui, per esempio, è la zona in cui ci attendiamo livelli di amplificazione massima. Allora, questa informazione è un'informazione che necessariamente va incrociata con le altre informazioni di carattere urbanistico che ci permettono la pianificazione, quindi pianificazione degli interventi di ricostruzione o la pianificazione del nuovo. E quindi l'incrocio dell'informazione che viene dalla microzonazione sismica con quelle che sono le informazioni delle aree di interesse, ad esempio in questo caso aree di interesse urbanistico a Poggio Picenze, quindi quello che era previsto dal piano regolatore preesistente, dicevamo l'incrocio di queste informazioni permette poi in fase di pianificazione urbanistica delle scelte più oculate e quindi delle scelte più attente rispetto a quelli che sono gli interventi di ricostruzione e la pianificazione del nuovo. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicarmi, vi segnalo che le tematiche di cui abbiamo parlato sono ovviamente approfondite in numerosi testi e tra questi mi permetto di segnalarvi questo manuale sull'input sismico e la stabilità geotecnica dei siti di costruzione che parla proprio dei fenomeni di amplificazione sismica locale da un lato e dall'altro dei fenomeni quali la liquefazione, la stabilità dei pendii in condizioni sismiche e il manifestarsi di rotture di frana.
e fa parte di una collana di manuali di progettazione antisismica edita dalla US Press e diciamo, patrocinata da ReLUIS EU Center e Dipartimento della Protezione Civile, che è volta diciamo, a aumentare il livello di conoscenza tra i progettisti. Vi ringrazio ancora per l'attenzione. Buonasera.